Proprio qualche ore fa abbiamo appreso dalla stampa, quindi è stata battuta dall'agenzia ANSA, la notizia è che il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di sciogliere il comune di Altavilla Milicia per infiltrazioni mafiose. Noi come Canale 8 abbiamo in esclusiva l'intervista realizzata accanto a me, come potete ben vedere, al sindaco Nino Parisi, che sicuramente ha saputo della notizia e chiaramente vogliamo dare la possibilità eh, di spiegare un attimino le cose come stanno per capire una situazione che è davvero delicata. E quindi vogliamo affrontarla con tutte le precauzioni del caso. Intanto sindaco, ancora sindaco, perché vorrei capire un attimino se lei ha ricevuto una chiamata ufficiale da un prefetto, da un'istituzione dello Stato che le potesse comunicare quanto è accaduto. Guarda, la situazione paradossale è paradossale che io, quello che mi avviene fino l'ho potuto conoscere solo tramite le, le agenzie di stampa e i giornali, non ho nessun documento, è chiaro che mi sono collegato col sito del governo e ho visto il provvedimento che il ministro Alfano e il Consiglio dei Ministri hanno approvato. Posso dire semplicemente che è un fatto assolutamente allucinante. Che Ora, la... nel merito, entriamo nel, sì. proprio nella vicenda. Quindi, intanto, a, a livello ufficiale non ha ricevuto proprio nulla. Non ho mai ricevuto nulla per nessuna cosa. Io quello che apprendo lo prendo dai giornali. Non capisco perché lo dicono ai giornali e non lo dicono all'interessato. Quindi dopo aver appreso che il sindaco Nino Parisi non ha ricevuto in modo ufficiale alcune, alcuna comunicazione soltanto apprendendola dalla stampa, vogliamo cercare proprio di entrare dentro questa vicenda che è davvero delicata. Eh, vogliamo un attimino comprendere innanzitutto eh, che cosa e che idea si è fatta e secondo il suo punto di vista... Come mai si è arrivata a una scelta così davvero drastica? Perché è chiaramente è una scelta che vede un comune sciolto, si devono essere degli elementi validi. A suo avviso ci sono questi elementi validi? Guarda, io posso dimostrare con le carte che questi elementi validi non ci possono essere. Oltretutto hanno seguito una prassi inusuale perché generalmente i scelimenti dei consigli avvengono dopo l'accesso agli atti, la valutazione degli atti di quell'amministrazione. Dopodiché si, fa, si mandano gli atti al Ministero e il Ministero decide. In questo caso non c'è stato l'accesso agli atti seppur io l'ho richiesto più volte perché voglio ricordare che il 13 giugno dello scorso anno c'è stato un accesso da parte della Compagnia dei Carabinieri di Bagheria che hanno prelevato alcuni atti solo per il mio mandato dal quale si evince in maniera inequivocabile che io non ho mai favorito mafiosi, che nel Comune di Alta Villa non si sono fatte mai cottini fiduciari, bensì bandi di evidenza pubblica, che il geometra gennaio che mi accusa che io ho promesso de de degli incarichi di lavoro con terminologie che non fanno parte del mio vocabolario, tra le altre cose, non ha mai ricevuto un incarico del Comune di Alta Villa Il geometra gennaio, che è un pentito, un collaboratore di giustizia, ha voluto consumare bene la sua vendetta e ci è riuscita, grazie anche all'ausilio dello Stato. Al momento in cui, all'indomani del suo arresto, la moglie è venuta nel mio ufficio, io ricevo, ho ricevuto tanta gente, ricevo tutti, non discrimino nessuno, e mi ha detto che il marito era... Eh, la era, moglie addirittura avanzava la, il fatto che moglie, il comune sì. dovesse dare dei soldi sì. alla famiglia. E lei come risponde a questa ho cosa? Ho risposto, un attimo che verifico con l'ufficio tecnico, la faccio sapere, ho chiamato l'ufficio, ho detto c'è la moglie del signor Gennaro accompagnata dal figlio, che sta dice che il marito è il comune debitore nei confronti del marito per una parcella di un lavoro. L'ufficio tecnico mi ha risposto che non aveva il geometra genere nessun incarico con il comune. Al che con la cordialità che mi contraddistingue, ho detto: Guardi signora, suo marito non avanza niente dal comune, quindi non ho nulla da darle. Mi dispiace per lei. La signora, uscendo dalla mia stanza, ha fatto una minaccia velata. Non appena la signora è andata via mi sono recato nella locale stazione dei carabinieri, ho detto no al maresciallo, al comandante, guardi mi è successo questo. una sorta di ritorsione, quindi un po' si aspettava sì. che potesse accadere sì, questa non... bomba, ma, ma perché io... dico da qualche giorno qualche giornale faceva riferimento al fatto che c'erano chiaramente dei, delle indagini in corso, quindi dei carabinieri che stavano un attimino verificando, addirittura si, si, si parla di commissari prefettisti che dovevano un attimino controllare eh, le, le carte Villa, non è arrivato nessuno. Non solo non è mai arrivato nessuno, finora io ho preso notizie solo dai giornali, io non risulto né indagato, non c'è un avviso di garanzia, nessuno mi ha mai chiamato, sono stato io a rivolgere più volte all'invito ad essere ascoltato, visto che c'era stato l'accesso ai e se poteva essere utile all'indagine. Evidentemente questa è stata una richiesta ritenuta superflua, loro se la sono suonata e se la sono anche cantata, sono arrivati alle loro conclusioni, hanno trasmesso gli atti alla Prefettura e poi al Ministero. Dico, se questo è uno stato di diritto... Io guardi, mi rifiuto di essere cittadino italiano. Ringraziando a Dio sono nato in America, ho la cittadinanza americana, domani darò e mi ha mandato ai miei avvocati di togliermi la cittadinanza italiana perché io non voglio essere cittadino di uno Stato dove c'è una persecuzione inquisitoria che si basa sulla congettura di pseudopentiti, perché poi il geometra eh, Gennaro vorrei capire che tipo di pentito è. Cioè uno che ha fatto per un anno ha chiesto il pizzo quindi avrebbe potuto prendere sette anni e tutto a più. Però che è una famiglia che non lavora nessuno, perché il geometra Gennaro notoriamente non aveva delle, una condizione economica brillante. No, il geometra Gennaro addirittura lavorava tantissimo ad Altavilla Milicia, sì, eh, in tantissimi cantieri. Sì, lo confermo che il geometra Gennaro lavorava in tantissimi cantieri e che era un geometra che faceva dei prezzi al 50% in meno dei, degli altri colleghi, quindi in tutti i cantieri di edilizia privata ci ha lavorato. Ha lavorato nelle amministrazioni precedenti dove era sempre presente in maniera formale o informale. Ecco in quella dichiarazione che lui dice scrivevo tutto io le conti, la contabilità dei cottimi, gli posso solo dare ragione che era sempre presente nei lavori precedenti a questa amministrazione. Con questa amministrazione non ha fatto mai nessuna contabilità, né nessun atto che esista al Comune e che la Procura ha. Da quegli atti si può rilevare che c'è. Qualcosa che ci possa ricondurre né al Genove 3 Gennaro né a Mafiosi. Questa amministrazione non ha mai dato possibilità ai mafiosi di entrare nell'attività del Comune. Per cui questo è il motivo che mi offende quel decreto di scioglimento e che io non accetto perché è un atto volgare nei confronti di un'amministrazione che si è comportata bene. Un'amministrazione che per la prima volta nella storia di questo Paese ha deciso di, di, di ha stabilito con delibera di giunta. E in ogni processo di mafia si costituirà parte civile. Io so da dove vengono i miei problemi. C'è un gruppo di potere in questo Paese. Qualcuno, eh, ora cerchiamo un attimo di capire anche che idea si è fatta e secondo il suo punto di vista, chi potrebbe un attimino, perché ha parlato di, di gogna eh, politica, gogna mediatica nei suoi riguardi, ma addirittura si è tirata in ballo anche la Presidente del Consiglio Comunale, sì. l'hanno definita cugina del capo mafia di Altavilla e che in qualche modo l'amministrazione delle presedute è stata aiutata dalla mafia per arrivare a vincere le elezioni. A, a questa accusa come risponde? Rispondo in questa maniera. Innanzitutto eh, desidererei chiarire che ho vinto l'elezione con mille voti di scarto. Il geometra di Gennaro innanzitutto poteva contare solo sui quattro voti della sua famiglia e lo sa tutto il paese. Questo era notorio che non era un grande elettore per quanto riguarda il geometra di Gennaro. Quando riguarda quello che definiscono il capomafia di Altavilla, devo dire che fino a, fino a prima di essere arrestato era una persona che era frequentata da tutti, indistintamente, comprese uomini delle forze dell'ordine. Quindi, io, siccome nella mia vita non ho mai rinnegato le mie conoscenze, questo è un paese piccolo. Quando io avevo l'età di sei anni, qui c'erano 2800 abitanti e ci conoscevamo tutti. E io non rinnego nessuna conoscenza, non fa parte del mio stile, ma nemmeno quando le persone cadono in disgrazia. Se ha delle colpe da espiare, sarà la magistratura a saperlo, a condannarlo e le espierà. Ma questo non significa che uno deve rinnegare le conoscenze. Il signor Lombardo. Per ben tre legislature è stato sostenitore accanito. L'ultima campagna elettorale del 2008 si fece all'interno del suo bar. Della lista Scaletta-Virga-Dugo, che suo cugino di primo grado ha ricoperto per due legislature la carica di presidente del consiglio, e la nipote era nella giunta del dottore Scaletta, assieme al figlio del giudice antimafia Virga. Eppure, nessun magistrato queste cose le ha viste, cioè praticamente sono stati loro a accreditarle come persone credibili. Ero un libero elettore che ha scelto di votare per sua cugina, non per un patto scellerato. Al momento in cui il cugino che nel 2008 si era candidato a sindaco perdendo l'elezione con mille voti di scarto, in quelle elezioni io ho preso 500 voti di preferenza, senza l'aiuto della mafia a questo punto, no? poi le altre le vin con mille, mille voti di scarto, a questo punto come dice il Ministero con l'aiuto della mafia, Dico, in quel momento in cui il suo cugino non si è candidato a sindaco, liberamente ha scelto di votare per sua cugina. Il Presidente del Consiglio è cugina del cosiddetto capo mafia, come lo definiscono. Francamente, quando l'hanno arrestato, sia lui che Gennaro, e anche gli altri, io mi sono rimesso a ridere che non ero consapevole di questi loro ruoli. In uno Stato di diritto non c'è un reato di parentela sì, attualmente. Ma, ma, ma c'è anche il reato preventivo di conoscenza di un mafioso. Cioè io non se, se questo è il sistema, dico perché il Presidente dello Stato eh, napolitano non l'hanno precessato pure? C'è cioè dell'intercettazione a favore della trattativa statomafia. Qual è la differenza? Perché sono un sindaco che diventa molto più semplice, fa più pubblicità a rimuovere un sindaco? E questo è il motivo però io non mi piego. Come intende rispondere invece al Movimento 5 Stelle che in questi ultimi giorni ha fatto davvero una campagna quasi distruttiva nei suoi confronti, asserendo di avere delle prove, eh, cioè asserendo come dire il, il Movimento 5 Stelle che è sicuramente... Eh, sì, il Movimento 5 Stelle di Altavilla l'ha accusata pesantemente. Lei come intende rispondere? Allora, io rispondo in questa maniera. Il Movimento 5 Stelle non di Altavilla, merita tutto il mio rispetto perché è stato un movimento di rottura che ha aperto gli occhi alla gente, che parla il linguaggio alla gente, io lo rispetto tantissimo, anche perché serve per smuovere quello che è questo stallo nazionale dove ancora i politici non hanno capito che la gente soffre e ha bisogno di mangiare e non di tutte le chiacchiere che fanno in televisione. Il Movimento 5 Stelle di Altavilla non lo rispetto perché è fortemente contaminato, perché se questa amministrazione è stata sciolta per il fatto di avere il Presidente del Consiglio cugino del cosiddetto capomafia, nel Movimento 5 Stelle c'è il cugino del capomafia, che è quello che ha scritto quell'articolo. C'è un soggetto che è, ha lavorato, ha fatto prestazioni professionali per persone che sono state arrestate lo scorso giugno e non parlo di altro. Quindi se questo è il Movimento 5 Stelle di Altavilla, si riflette in quello che è a livello nazionale, mi dispiace ma c'è qualcosa che non funziona farebbero bene i responsabili del Movimento 5 Stelle provinciale, regionale e comprensoriale a valutare bene le persone che si mettono dentro, perché il soggetto che ha scritto quell'articolo prendendo stralci di intervista del pentito sappi che ha avuto il parente, il cugino, lo zio presidente del Consiglio e la cugina che era assessore e che tutte e due sono parenti del signor Lombardo. Quindi Anche lui stesso è cugino del Presidente del Consiglio. Quindi questo trasfarbismo non è che mettendosi sotto una bandiera diventa un'altra persona. Io sono stato sempre me stesso, non ho mai avuto una tessera di partito. Ah, un'altra cosa volevo chiarire. Ho visto l'articolo dell'Onorevole Faraone, che si è dimostrata una persona veramente coerente, che mi ha definito sindaco del PD inquisito sul giornale di Sicilia di ieri. Io non sono il sindaco del PD perché non sono sindaco di partito, sono sindaco della mia gente. Secondo poi non sono inquisito, non sono nemmeno indagato, non ho nemmeno un avviso di garanzia. Quindi se doveva prendere distanza poteva avere maggiore eleganza. D'altra parte, dico non poteva sapere quale delinquente io fossi prima di conoscermi, adesso lo sa. So. Quindi è bene che per il futuro non mi frequenti più. Chiaramente, negli scorsi mesi addirittura avevate dato la cittadinanza onoraria al professore Nicola Mannino. Ricordo questa iniziativa o tantissimi altri eventi di schierarvi contro la mafia. Quindi, eh, sicuramente, come, dire, che, come si sente a livello umano ed essere attaccato, eh, di essere tra virgolette, in, in, un attimino contaminato con la mafia, quando avevate in qualche modo dato dei segnali eh, contro la mafia stessa. Allora... Questo spiega, spero che serva ad aprire un ragionamento, il mio caso, spero che serva ad aprire un ragionamento a livello nazionale: con quale approssimazione vengono decisi i scioglimenti dei consigli. Ci sono dei momenti in cui io capisco che il mio destino si viene a compiere: uno è quello, al momento in cui nego un pagamento non dovuto al Geometra Gennaro e la moglie mi dice che me la fa pagare. E questo è uno. Un altro momento è quando decidiamo di costituirci parte civile nei processi per mafia per, che si consuma all'interno del territorio comunale. Un altro momento è quando apre tre beni confiscati che dal 1998 non erano mai stati aperti, cioè l'amministrazione Scaletta, Dugo cugino del capo mafia e Virga figlio di magistrato non li avevano mai utilizzati. Nino Parisi con la sua amministrazione, grazie anche all'opera fatta dall'amministrazione in precedente, è riuscita a inaugurarli, il terzo si inaugurerà a breve. Abbiamo partecipato alla marcia dei 30 anni del centro studi Pio La Torre. Allora nell'82 Altavilla non era presente, ce era presente questa volta. Allora, tutte queste attività evidentemente hanno dato fastidio, ma non voglio farmene un velo. Ma ci sono altre attività che hanno dato fastidio, ho toccato interessi grossi. L'idea sta... che si è fatto, al di là di questo caso, Gennaro: che. No, no, Gennaro, guardi, <ride> che è un, una parte infinitesimale del mio problema cioè, secondo lei c'è qualcosa che sta al di, al, al di sopra c'è molto al di sopra eh, quando se avrò mai l'onore e il piacere di poter parlare con un magistrato poi parleremo anche qual è il motivo per cui mi trovo in questa condizione che c'è stato un gruppo forte di potere al di là di quello locale ci possiamo spostare anche in qualche paese vicino di deputati che si sono mossi per questa mia eh, gogna, gogna che sto vivendo io ho toccato gli interessi dell'acqua, sono stato uno dei sette comuni che ha deciso preso. di gestirla da solo, là ci sono 8 milioni di euro dalla regione che aspettano solo di essere presi da qualcuno. Io ho toccato gli interessi del Coeres, denunciando quello che succedeva, prendendo delle posizioni certe sul personale e interloquendo spesso con la Procura della Repubblica su questi mezzi, furti di carburante, tutto quello che avveniva. Oggi il servizio mi costa 250 mila euro in meno rispetto a questo. Non ci sono più in a caldo di una volta, non c'è uno spreco di carburante come una volta, il paese è pulito, facciamo la differenziata. Ci ha toccato dei poteri forti e lo so, e me ne rendo conto, però sono contento di averlo fatto. La notizia io... è uscita soltanto qualche ora fa. Nelle prossime ore, Nino Parisi cosa intende fare e come intende muoversi? Nino Parisi deve riscattare la sua immagine, che in paese mi conoscono e io non ho problemi, la gente è con me, non c'è niente da fare, cioè, la maggior parte della gente mi ha. Oggi mi ha dato attestati di stima sull'immediato. Ho avuto chiamate. Chiamate, visita a casa, qui è stato un via vai di gente, e questo mi comporta. Chiaramente chi abita fuori dal circondario Altevillese, leggendo il giornale, si farà un altro concetto di me, sebbene molti sindaci mi conoscono e sanno chi sono. Io devo riscattare questa gogna. Io ho una famiglia, ho dei figli che soffrono questa cosa, ho una moglie che soffre questa cosa, dei genitori anziani che stanno soffrendo questa cosa. Probabilmente i magistrati, il pre signor prefetto e il ministro, quando fanno queste decisioni dovrebbero pensarlo pure. Hanno anche loro dei genitori che, se accadesse a loro, soffri, soffrirebbero pure. Dico semplicemente che io lotterò, non per ridiventare sindaco, non mi interessa più. Io non voglio essere sindaco di uno Stato dove il diritto non c'è. Dove c'è la Santa Inquisizione che ti toglie di mezzo senza neanche ascoltarti. Non mi interessa più, sono contento dell'esperienza, però lotterò. Lotterò per far vedere alla gente, con le carte alla mano, chi ha avuto le frequenze mafiose, chi si è fatto gli interessi, chi ha creato i carrozzoni per infilarci i parenti e chi invece tutto questo l'ha tolto. Io sono felice semplicemente di una cosa. Riprendo la mia libertà. Mi dispiace solo per la dignità della mia famiglia perché. Chiunque verrà i miei figli saranno i figli di colui che ha fatto sciogliere il consiglio per mafia. Io non sono stato mai contro la mafia, ho sempre lavorato nella mia vita, sono stato un operaio, forse il primo sindaco operaio di questo Paese. Minoperisi, in pochi minuti, guardando la Camera, un messaggio che si sente dare ai cittadini di Alteville in primis, ma a tutte quelle persone che stanno seguendo questo special di Canale 8. Posso dire semplicemente di tenere gli occhi aperti, chi frequentate quando andate alle urne, chi votate. Perché purtroppo nessuno è esente da pericolo. Oggigiorno basta che ti mettono una macchia addosso, basta quello per distruggere la tua vita. Voglio ringraziare tutti quanti i telespettatori della vostra emittente che mi hanno ascoltato per altri versi e adesso mi ascoltano per questa triste vicenda. Li voglio salutare per l'affetto che mi hanno dato. Saluto i miei concittadini, spero di averli serviti bene, spero di non essere stato un buon sindaco ma una brava persona. E in ricambio tutto l'affetto che mi è stato dato, perché io amo il mio Paese, amo i miei concittadini, ho cercato di fare del mio meglio, ho riparato tanti danni, avrei potuto fare anche di più, non mi è stato concesso. Giudicate voi chi è stato, voi sapete bene chi è stato, quando si ripresenteranno alle vostre porte sapete quello che gli dovete dire. Dal canto nostro, amici di Canale 8, abbiamo cercato di raccontare questa vicenda nell'immediato. A voi, chiaramente, cittadini che ci state ascoltando, eh, spetterà il compito di eh, comprendere se ci siamo riusciti. Noi vi ringraziamo per averci seguito e concludiamo qui questo special di Canale 8.